Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 16 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Viva la collaborazione e il gioco di squadra. Collaborare, un'abitudine, un principio, un desiderio che avete da sempre. Il lavoro non è solo fonte di guadagno, ma anche lo spazio dove esprimete le vostre risorse ponendole al servizio degli altri. Per questo oggi approfittate della giornata libera per darvi al volontariato, in un clima sereno e cooperativo. Bello sentirvi pionieri di un nuovo modo di vivere e pensare, non più incentrato sull'avere ma sull'essere, ecco come fare di necessità virtù. Erotismo malizioso, tutto da provare, in più un bello scherzetto della Dea Fortuna vi fa vincere qualche bigliettone anche se di regola il gioco è l'ultimo dei vostri pensieri. Tutto ciò che segue interessa o interesserà la città in cui vivete, ivi compresi trasferimenti, incontri, passeggiate, chiarimenti eccetera. I single troveranno vicino a loro la possibilità di incontrare persone nuove e interessanti. E anche il modo di vivere la società in cui viviamo. Forse ultimamente hai esagerato un po' con le spese, è il momento di rimettere ordine nei conti. Intorno a voi c'è una persona che vi vuole bene in gran segreto e fa di tutto per non farvene accorgere. Ma non è solo timidezza ma anche il vostro atteggiamento a tenerlo lontano. Se avete subito qualche torto o una mancanza grave di un rispetto dalla persona che amate, fate in modo da fermarvi un attimo, trarre un profondo respiro e capire se non è il caso di terminare quel rapporto, per il vostro bene. Una buona giornata per iniziare una sana ed intelligente dieta. Buone opportunità per trovare piccoli lavoretti da fare. Oggi se vorrete attirare su di voi l'attenzione evitate di mostrare disappunto per tutto quello che esprimono gli altri. Una persona straniera potrà farti innervosire. Bene ciò che è insolito. Prontezza di riflessi. Il lavoro ti darà delle soddisfazioni inaspettate. Una persona che non sentite e vedete da tempo oggi potrebbe tornare a cercarvi, non lasciatevi cogliere impreparati e non fate recriminazioni sul vostro passato. Mettete da parte i sentimenti oggi che siete particolarmente irritabili, non fate di tutta l'erba un fascio e mettetevi l'animo in pace per ciò che riguarda un vostro problema. Vantaggi da persone che hanno a che fare con moda, arte o bellezza. Non avreste mai creduto di poter essere idonei, ma il nuovo lavoro si sta dimostrando sempre più adatto alle vostre abilità e alla vostra intelligenza. Anche superficialmente avrete la sensazione che tutto stia andando per il verso giusto e questo vi spingerà ancora di più a proseguire. Uscite di casa con il sorriso, vedrete quanto può essere contagioso. Vi sentirete rifiorire, acquisendo sempre più fascino e sicurezza nelle vostre possibilità seduttive. Dopo una mattinata ancora un po' variabile per l'umore e il crearsi di piccoli contrattempi vi avviate verso una giornata di maggiore serenità. Saturno Pesci continua a farvi qualche piccolo dispettuccio, ma solo per provocarvi positivamente. Alcuni problemi e forse anche lievi preoccupazioni inerenti alla famiglia sono in fase di risoluzione. Se c'è una questione patrimoniale che vi dava pensiero oggi potrete trovare nella vostra mente la quadratura del cerchio per poi agire nel concreto nei prossimi giorni. Devi risolvere ancora delle questioni che riguardano la tua storia d'amore. In questo momento sei molto stanco. Considera l'idea di metterti in proprio, sul lavoro potrebbero presentarsi dei disguidi. Sei sempre stanco perché fai troppe cose, devi avere più cura di te. Qualcosa è andato storto. Purtroppo non siete riusciti a raggiungere pienamente l'obiettivo che vi eravate prefissi, ma questo non vi dovrà scoraggiare oggi. Avete altre mille idee in testa e potrete sperimentarle tutte. Fino a che non centrerete l'obiettivo, potrete continuare, e continuare, a sperare e a fare, fino al momento in cui giungerete al traguardo. Siate tenaci, è l'unica cosa che serve. Al lavoro anche oggi? Perché no? Magari volontariato, per dar vita o sostenere qualcosa in cui credete profondamente, ecco il messaggio della Luna acquariana amica del Sole e di Giove, che vi lavorano in profondità, connettendosi con la vostra parte più spirituale e più vera. Amore ed Eros. Meno inibiti nel lettone,
con qualche desiderio malandrino da annotare sul diario. Cinema e letteratura ai vostri ispiratori, scoprite di avere 5 sensi a disposizione e finalmente ne godete. Bolero di Ravel, cioccolato al peperoncino e lenzuola di seta rossa fanno il miracolo tanto atteso dal partner. Cari Vergine, il fine settimana che parte oggi sarà libero dall'opposizione di Mercurio, che migliorerà la vostra efficienza lavorativa. Le coppie avranno l'energia per entrare in azione e superare lo stress dovuto alle recenti tensioni. Coraggio. Oggi è il giorno giusto per trarre l'energia di cui avete bisogno dalla vita di coppia. Sappiate sorprendere e, allo stesso tempo, sorprendervi. La solarità resta il vostro punto di forza in questi giorni. Giornata in cui date libero sfogo al vostro charme, alla voglia di conquista e alla facilità di corteggiamento. Se siete single, gli astri rafforzano oggi questa vostra scelta di particolare convinzione, anche perché non vi negano le gioie del letto o del cuore, senza che vi sobbarchiate la fatica e l'impegno di un rapporto fisso. Marte, Mercurio e Urano sono i pianeti che vi sorreggono adesso potentemente, consentendovi di ottenere successi che stupiranno prima di tutto voi stessi. Lavoro e denaro. Strano di domenica, ma il lavoro resta comunque il titolo a caratteri cubitali della giornata, dove convergono tutte le aspirazioni e le preoccupazioni. Correre da soli per cavarvela non vi interessa, è al gruppo che guardate, con altruismo e spirito collaborativo, perciò se dai media apprendete notizie sconfortanti, non andate in crisi solo per voi stessi ma per tutti. Investimenti golosi da acchiappare al volo. Ci sono nuove possibilità sulla vostra strada, soprattutto per quanto riguarda il vostro specifico campo professionale, quindi dovreste provare a muovere un po' di confusione intorno a voi. Qual è il film da vedere, o rivedere se lo avete perso, che si può collegare allo stato d'animo che adesso vivete? Senz'altro travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto del 1974 di Lina Wertmüller. Interprete strepitosa fu una vergine doc, Mariangela Melato. Benessere. Fisico e mente lavorano in team, supportandosi a vicenda, se ultimamente avete riscontrato malesseri, oggi tirate un sospiro di sollievo, superata la piccola crisi state di nuovo benone. Sosa randagino in difficoltà, se avete spazio e tempo per gestirlo si installerà a casa vostra, altrimenti vi farete in quattro per trovargli una sistemazione adeguata. Ce la farete. Le vostre energie sono al top. Siete belli e in forma e gli altri lo vedono. Basta agli eccessi alimentari. Consigliata per chi soffre di disturbi digestivi, l'adozione di una sana dieta vegetariana. Per lei, bella serata e divertimento garantito, oltretutto a costo abbordabile, a patto di non badare all'apparenza ma alla sostanza. Per lui, ora più che mai ecologia in pole position, dichiarate guerra alla siccità e al surriscaldamento del pianeta. Il mondo sarà dei vostri figli, tutelatelo. Colore delle emozioni, celeste pallido. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.